Abbiamo fatto l'amore tutta la notte. È stato bellissimo. Sai come sono gli uomini, no? Sabato siamo andati a fare shopping con la sua carta. E poi mi guarda con quegli occhi, è così sicuro di sé. Mi fa sentire unica. Tu sei mia, così mi dice. Una settimana di appuntamenti dedicati al tema della violenza sulle donne per discutere a partire dalle scuole sulla condizione femminile nella nostra società. La rassegna si intitola Svergognati ed è promossa dall'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Napoli in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne prevista per il 25 novembre. Contribuire a costruire una cultura che sia la cultura di tutti i giorni, del quotidiano, quindi rendere normale un discorso che purtroppo sembra straordinario, se ne parla ancora troppo poco nelle scuole e nei contesti normali, diciamo, del quotidiano. Dobbiamo riuscire ad esportare e a trasferire quindi un concetto culturale, perché la violenza è una questione tutta culturale. Da sabato 19 a domenica 27 sono in programma incontri, spettacoli, mostre fotografiche, reading e seminari in diversi luoghi della città. Centrale è il convegno sulle strategie di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, organizzato venerdì 25 a Santa Maria la Nova in collaborazione con la città metropolitana. Abbiamo coinvolto anche l'arte il 25, quando faremo in collaborazione con città metropolitana il nostro convegno a Santa Maria la Nova. Abbiamo voluto fare 5 tavoli: il tavolo scuola, il tavolo welfare, il tavolo lavoro, il tavolo comunicazione, marketing e social. Come intramezzo abbiamo chiesto a Rosalia Porcaro che gratuitamente ci farà un reading. Per la rassegna Svergognati, il Comune di Napoli ha realizzato una campagna di informazione e comunicazione che sarà diffusa sul circuito Metro Napoli, sui taxi e sui bus ANM. I tassisti hanno aderito all'iniziativa e nella giornata del 25 novembre le donne non pagheranno il diritto di chiamata.